Sì, sono arrabbiato perché potevamo fare molto di più. Siamo stati molto ingenui, soprattutto sull'espulsione. Noi 11 contro 11, questa partita sicuramente avremmo fatto qualcosa in più. Sicuramente non avremmo perso la partita. Questo c'è il rammarico perché le partite vanno giocate fino al 95esimo e non possiamo avere queste cali di tensione sul nervosismo che purtroppo c'è stato perché il rigore detto da tutti e visto un attimino era veramente inesistente. Forse dal vivo ha ingannato l'arbitro, ma onestamente era veramente inesistente. Bocchetti, parliamo della partita perché Grassadonia poco fa in conferenza ha detto quello che avevamo un po' sottolineato in cronaca: non mi è piaciuto l'approccio, i primi minuti che hanno portato poi al rigore. Guardando quello che ha fatto la squadra fino al momento dell'espulsione di Drudi dopo e anche in inferiorità al secondo tempo, c'è da chiedersi perché così basso il remissivo in apertura al Pescara? Questo purtroppo è una conseguenza di tutto quello che abbiamo fatto negli scorsi mesi. Quando mancano i risultati, la squadra, soprattutto dopo la terza partita, è partita un pochettino lenta. Ce l'aspettavamo perché tre partite comunque intense, si poteva aspettare una partenza così. Poi la squadra ha avuto coraggio, c'è stata questa reazione nervosa che ha portato a un'ottima gara, fatta diligentemente, fatta nella metà campo avversario, cercando di creare quelle occasioni che ci concedevano, soprattutto lo spazio che ci concedevano, ma la squadra ha tenuto bene il campo, è rimasta sempre in partita, anche in 10 abbiamo avuto qualche occasione per cercare di pareggiarla e andiamo a casa con un grossissimo rammarico perché le partite vanno giocate a viso aperto, l'ho detto sempre dall'inizio, noi dobbiamo cercare di vincere le partite. Può capitare che una squadra come la Spalla, che è una squadra fortissima, ci sono anche gli avversari che ti fanno abbassare, però onestamente vedendo tutto l'intero l'arco di 90 minuti, la squadra ha dimostrato che anche in 10 ha tenuto bene il campo e poteva pareggiare la partita. Non so se avete avuto modo di parlare con l'arbitro Bocchetti sia sull'episodio di Scognamiglio, perché abbiamo parlato poco fa con Gennaro, ci ha detto io non mi sono assolutamente, non ho assolutamente toccato Mora, anzi mi sono levato e mi è venuto a sbattere, ma soprattutto la gestione dei cartellini, perché sull'espulsione faccia a Noi siamo faccia, rammaricati. ecco, le faccia a faccia Mora nessun cartellino, soprattutto nel secondo tempo, Siamo doveva rammaricati esserci un soprattutto secondo. per la prima ammonizione di Drudi, che era veramente inesistente. Ha fatto un contrasto semplicissimo con Asensio. Onestamente, l'ammonizione era veramente eccessiva. Siamo rammaricati soprattutto su quello che ha fatto Esposito nel secondo tempo, dove è andato a muso duro con l'arbitro, onestamente lì andava fatto qualcosa in più, però Mister Nicola che non è stato espulso? sulla seconda ammonizione, ma al di là di tutto noi partiamo comunque da. La colpa è solo nostra, perché noi dobbiamo rimanere in 11 e dobbiamo rimanere in partita. Quindi adesso appellarci alla gestione un pochettino dell'arbitro, che è stata un pochettino leggera, però la colpa è sempre nostra, perché noi se rimaniamo in 11 e se facciamo le cose che in settimana proviamo sempre, noi la partita non possiamo mai perdere. L'ultima da parte mia, e poi vi lascio il microfono da studio per le domande al direttore. L'espulsione di Drudi ha fatto vedere la linea difensiva a 4 con Bellanova e Masciangelo che si sono abbassati e Gut in coppia con Scognamiglio. È la base di partenza per un Pescara più propositivo? Guarda, noi adoperando la difesa a 3, noi cerchiamo sempre di far superdominare in attacco perché siamo uno in più in difesa. È questo lo scopo. È normale che in una partita c'è sempre un momento dove soffri di più. E onestamente, soffrendo di più, noi abbiamo ricevuto un tiro in porta. Anche durante l'arco dei 90 minuti abbiamo avuto quell'occasione forse di Asensio e il colpo di testa il primo tempo di Missiroli. Ma io dico questo perché comunque il Pescara in panchina ha tantissima qualità, magari giocando con la linea a 4 si può schierare dall'inizio un uomo in più di grande spessore per la categoria, soprattutto ora che serve vincere. E non penso che abbiamo perso con la difesa a 3, la difesa a 4. Noi abbiamo perso perché c'è stato un rigore inesistente e perché siamo stati dei polli a rimanere in 10, ma potevamo fare veramente un'impresa anche in 10 pareggiando la partita contro una squadra
fortissima, però. Che costa tanti soldini. Da studio, domande per il direttore Bocchetti, da Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. No, io dico soltanto la mia, che il cammino intrapreso è quello giusto. Difendere bene per attaccare meglio non significa essere catenacciari o fare barricate. Lo abbiamo detto e ribadito più volte. Significa essere intelligenti, consapevoli delle proprie qualità, ma anche dei propri limiti. Grassadonia, è vero, si è lamentato per un approccio non ottimale, ha detto, non significa che è stato completamente sbagliato. E la domanda è questa, Antonio Bocchetti, perché è chiaro che c'è sempre una strategia. Di fronte c'aveva una spalla che sa palleggiare molto bene, al centrocampo secondo me più forte del campionato. Grassadonia si è lamentato proprio in occasione del rigore inesistente, però lì bisognava essere più reattivi in quella triangolazione che c'è stata tra Mora e Valoti. Probabilmente, io lo dico perché insomma l'ho visto, Busellato non ha chiuso la linea di passaggio. E poi sì, il rigore è stato inesistente, però lì c'è stata proprio una disattenzione come compattezza. Sì, vabbè, normale che comunque facendo un 1-2 abbiamo perso la marcatura, però onestamente la squadra era schierata, quindi al di là del rigore comunque Mora si è allungata la palla, quindi la palla andava direttamente nelle mani a Fiorillo, quindi abbiamo subito veramente poco anche su quell'approccio che hanno fatto meglio loro il primo tempo. C'è solo da rammaricarci e purtroppo dobbiamo essere ancora più arrabbiati di prima, perché vediamo che se facciamo le cose fatte per bene anche in 10 riusciamo a fare delle cose importanti. Ecco, c'è Fabio Ferraresi. Sì, sì, Fabio, una domanda da parte di Fabio. Sì, no, Antonio, io ricollegandomi alla considerazione che ha fatto Enrico, credo che il Pescara nelle ultime partite che mancano da qua alla fine debba per forza fare qualcosina in più nella fase offensiva, quindi lui ha toccato i tasti giusti. Oggi il Pescara, giocando con una linea 4, secondo me ha rischiato pochissimo e può essere un buon viatico per cercare di mettere giocatori con più qualità. Poi sul fatto di Drudi lo stiamo criticando, è un giocatore che ha sbagliato sicuramente, però non mi sento di dare la colpa oggi della sconfitta a lui, perché tante volte ci ha salvato la baracca e tante volte nelle ultime partite ha fatto la differenza. Come Drudi ha sbagliato un atteggiamento, abbiamo subito un gol che tu che hai giocato una vita non si può subire in Serie B, un 1-2 così su difesa schierata, bisogna dare colpe anche a chi ha sbagliato su quel rigore che poi sicuramente non c'era, però non puoi concedere a Mora di ricevere la palla di ritorno. Infatti perciò Grassadonia parlava di approccio sbagliato dal punto di vista secondo me anche mentale della concentrazione. Sì, però poi anche Grassadonia ha puntato il dito massimo molto su quello che ha fatto Drudi, e io che ho giocato 20 anni non mi sento di criticarlo così tanto, perché sì, ha sbagliato, però poi ci sono degli episodi in certi momenti storici del campionato che ti portano ad essere un po' più nervoso. L'arbitro sicuramente oggi che ha sbagliato è stato l'arbitro, non Drudi. Antonio. Non ho capito. Allora, diceva sostanzialmente Fabio Ferraresi, intanto sulla linea difensiva 4 un po' ribadiva il concetto che avevamo detto poco fa, di poter fare quella linea per proporre un calcio più offensivo, e poi lui non se la sentiva di gettare la croce addosso su Mirko Drudi per la partita di oggi, perché in tante occasioni ha salvato Drudi. Non è che adesso incolpiamo Drudi, incolpiamo l'ingenuità di Mirko, perché era già ammonito, quindi si poteva risparmiare questa discussione con Mora, tutto qui, ma con un po' di intelligenza in più l'arbitro poteva pure tranquillamente. E poi diceva Fabio Ferraresi che è vero sì che il rigore non c'era, il rigore inesistente, però è stata data la possibilità alla spalla di fraseggiare in quel modo vicino all'area di rigore. Beh, quello che avevamo detto poc'anzi. Sì, sì, siamo sempre al solito punto. Questa è una squadra forte, quindi c'è anche la qualità dell'avversario che ti fa un 1-2 e riesce a uscire. Sì, ma Antonio, scusa se ti interrompo Enrico, ma l'1-2 al limite dell'area lo insegnano ai giovanissimi regionali, che si scappa con quello che corre senza palla. Cioè, un errore che bisogna criticare in modo risoluto, secondo me, più del fallo di Drudi o dell'atteggiamento di Drudi. Oggi chi ha sbagliato è chi ha permesso di fare quell'1-2 là, perché poi la spalla
su quel rigore ha speculato da squadra marpiona qual è. L'errore è stato di Busellato. Abbiamo dice detto che Druti ha sbagliato Fabio in occasione. Che il... No, volevo dire soltanto, diciamo anche, insomma, perché è chiaro che Druti ha sbagliato, io l'ho detto, è stato dissennato in quella circostanza. Sì. Per, vabbè, poi ci sono tante giustificazioni, per carità. In occasione del rigore inesistente, ha sbagliato nella copertura Busellato, Antonio. Sì, dicevamo giustamente da studio sia Fabio Ferraresi che Massimo Profeta, che diceva Ferraresi l'1-2 si insegna al minicalcio che si deve seguire il giocatore senza palla, e diceva Massimo giustamente che lì la colpa è di Busellato. Ma no, assolutamente, ma ti dico, c'è stato un errore sicuramente sull'1-2, ma ripeto, la squadra era schierata, quindi ci può stare che si becca l'1-2. Ci può stare anche che noi in 10 abbiamo creato 3-4 palle gol importanti per riuscire a pareggiare la partita, quindi gli errori ci sono in una partita intera, soprattutto dopo la terza partita in una settimana. Però al di là di questo la squadra era schierata, quindi al di là del rigore Mora si presentava davanti ai quattro difensori nostri. L'ultima proprio da parte mia, prima di salutare il direttore Bocchetti, il consueto punto sull'infermeria, a questo punto i recuperi di Balzano e di Tabanelli per completare la squadra. Aspettiamo, vediamo lunedì come stanno i ragazzi, penso che... Tabanelli, che ci avete fatto gli esami? Sì, c'è una piccola contrattura al quadricipite, quindi dovremmo recuperarlo per... Ecco, una cosa Enrico volevo chiedere proprio al volo, sì, dimmi, al Massimo, direttore, al volo al direttore, perché effettivamente chi è entrato dalla panchina oggi rispetto ad altre partite non ha dato poco o nulla. La panchina, diceva Massimo, oggi chi è entrato rispetto alle precedenti gare ha dato poco o nulla. Non è che ha dato poco o nulla, giocavamo in 10, è normale che subentrare in una partita che stai 11 contro 10 non è semplice per nessuno, anzi... Quando è entrato Galano, quando è entrato qua, abbiamo dato un pochettino più di velocità in attacco, abbiamo creato anche un'azione buona da poter far gol con Seter, però era veramente difficile cercare di segnare contro una squadra così forte in Federazione Numerica.